Auguri speciali con le bollicine, quelli del sindaco Marco Reggiani, ai dipendenti, agli amministratori e al Consiglio Comunale per le festività natalizie. Si è brindato con un vino lambrusco sermidese prodotto da Claudio Pasqualini e ricavato da uve del Fondo Bagliana in località Porcara di Sermide. Abbiamo il piacere di inaugurare un lambrusco naturalmente della nostra zona, cosa che non era mai successa. È una cosa naturalmente nuova, è una cosa interessante, è una cosa che va oltre a quello che è il piacere e il ricordo naturalmente dell'architetto o dell'ingegnere Zavanella, ma anche il fatto di entrare e capire che il nostro territorio ha bisogno di essere valorizzato. Sono nelle piccole cose magari che si conoscono e si vedono naturalmente le iniziative. Diamo merito più in generale al fattore principale della nostra economia, che come tutti sapete è l'agricoltura. Quindi ecco, vogliamo dare anche questo, sindaco ne ha già accennata la cosa, vogliamo dare anche questa connotazione a questo momento. L'agricoltura che è un po' la nostra delizia e anche un po' la nostra croce, perché ovviamente... Claudio Pasqualini è l'attuale proprietario del fondo, che gli proviene dal suo avo, l'ingegner Zavanella, che fu tra i progettisti della ferrovia su Zara-Ferrara e ideatore della bonifica mantovana-reggiana di Sermide. Limitata a 1000 bottiglie la edizione speciale del Lambrusco Sermidese. Quattro parole sul vino. Il vino è stato fatto sempre dall'enologo che è l'enologo a Cantini Gonzaga, ma anche enologo di altre 8 cantine in giro per l'Italia. È stato fatto questo prodotto con le uve che io coltivo, Salamino e Ancellotta. È stato fatto un lambrusco che non è un lambrusco facile, diciamo, un lambrusco beverino, quello che trovate nella grande distribuzione. Si è voluto creare qualcosa di particolare, di diverso, che comunque è sempre difficile per quanto si cerchi di creare qualcosa di diverso. Non è quindi morbidissimo, per entrare in termini tecnici, è un lambrusco che ricorda anche un po' i lambruschi di qualche anno fa, perché ha un'acidità abbastanza alta, a tappo raso, quindi ha una mezza atmosfera in meno di pressione. E poi dopo non mi dilungo a dire colori, profumi, quelle cose lì, perché diventa... Piacevole sorpresa, con gli eredi Zavanella era presente il poggese Andrea Anastasi in una pausa del suo incarico di commissario tecnico della Nazionale Italiana di Pallavolo.